La città metropolitana sta per varare il piano strategico metropolitano che prevede investimenti consistenti nelle aree metropolitane. Qual è la sua opinione a proposito di questo piano? Ma io credo che sia stata un'ottima idea avanzata dalla città metropolitana ed è una discussione che noi stiamo affrontando in maniera seria, perché abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni pubbliche che promosse dalla città metropolitana. E infatti già abbiamo aderito nel mese di dicembre ai fondi che erano stati destinati in materia ambientale, ottenendo 4 finanziamenti su 4, perché è una proposta alla quale i comuni che sono particolarmente in situazioni strutturalmente deficitarie non possono farsi scappare. Oltre, diciamo, agli interventi in campo ecologico e ambientale, ci sono altre proposte che il Comune farà per essere finanziati attraverso il piano strategico? Ma assolutamente, noi riteniamo di poter intervenire sulle strade, sui parchi, sull'edilizia scolastica e sugli impianti sportivi, perché è chiaro che è un'occasione importante per la nostra città. E ritengo che il titolo che ha dato proprio la città metropolitana sia strategica per lo sviluppo di un'area come quella nostra, che è di circa 40.000 abitanti e che non aspettava altro che avere questo supporto da parte della città metropolitana, e attraverso queste sinergie sicuramente i territori possono sicuramente crescere in maniera convinta e con un'idea di sviluppo certamente migliore. Ritiene che sarebbe utile che i comuni limitrofi si consorzino tra di loro per gestire al meglio queste risorse? Ma io credo che l'idea che fu avanzata dal sindaco della città metropolitana De Magistris sia un'ottima idea, perché più che si crea sinergia tra i territori e più si va nella direzione soprattutto dei cittadini.